Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz. E che robe? Oggi vi portiamo una sfida Commander tra Eredità di Archeo Rocca e Stregoneria di Germoglio Oscuro. E iniziamo il video con un piccolo unboxing. Esatto, ho preso una Collector Booster di Strixhaven e vediamo cosa ci regalerà. Iniziamo subito con un bel emblema di Rowan e dall'altra parte un frattale. Un coso inutile. Caro putrido, travolgere legame vitale. Da quello che ho capito, in queste buste ci sono due carte giapponesi. Ma da quello che mi ha detto il nostro negoziante. Una mitica. Mitica foil. 4 danni divisi a tua scelta. Opera magma. Allora, mitica, costo 8. Quella che fa un po' di tutto, 4 danni divisi a tua scelta tra un qualsiasi numero di bersagli, tappi 2 permanenti, crea una pedina elementare 4-4 rossa e blu, peschi 2 carte. Oppure tappi 2 la scarti, fai un tesoro. Poi c'è tenacia creativa full art. Full art, che è quella di mostrare che rimescoli il tuo grimorio, puoi rivelare carte finché non riveli una carta non terra, esegui quella carta e puoi lanciarla senza pagare il suo costo di mana. Interessante. Poi una terra full art, il Biblioplex. Biblioplex, bello. Poi ecco qui una delle due carte giapponesi. Eccola qui, giapponese, super giapponese. Mossa di Tezzeret rara. Mossa di Tezzeret rara. Pesca 2 carte e poi prolifera. Bello. Ma che bella questa qui. Qui c'è un gatto. Un gatto ninja, sembra non comune. Molto figo. E l'ultima. E quante rare ho trovato qui dentro? Hai trovato anche una mitica. 1, 2, 3, 4 rare più una mitica. Sì, che bella bustina. 4 rare, una mitica foil oltretutto. Una mitica foil. Poi una carta giapponese e una carta giapponese foil. Bello, bello, dai. Un'ottima bustina, dai. Allora. E detto ciò, possiamo partire con la nostra sfida Commander. Allora, più alto inizia, 17 contro 2, destino avverso. Allora, noi peschiamo 7 carte e noi facciamo sempre il mulligan, quello vecchio di Zendikar, perché a noi ci piace di più fare così. Esatto. E io tengo, sì, dai. Io mando via 3. Allora, noi abbiamo Osgir, il ricostruttore, costo 4-4-4 cautela, tappi un mana in colore, sacrifichi un artefatto, una creatura bersaglio che controlli prende più 2 più 0 fino alla fine del turno, oppure tappi X, Osgir, e esigli una carta artefatto con valore di mana pari o inferiore, no, pari a X, dal tuo cimitero e crei 2 pedine che sono una copia di quella carta esiliata e puoi attivarlo solo come stregoneria. Invece con Salicacea, veggente dell'essenza, tappo 1 e tappo lei, scelgo un'altra creatura bersaglio, metto su di essa un numero di segnalini +1 pari all'ammontare dei punti vita che hai guadagnato o dei punti vita che hai perso in questo turno, a seconda di quale numero è maggiore, e la posso attivare solamente quando posso lanciare una stregoneria. Va bene, inizi tu. Perfetto, allora inizierò giocando una montagna. Passo. Ok, pesco. Inizierò con una palude. Passo. Pesco. Pianura. Tappo 2, chiave della città. Tappalo, scarta una carta. Fino a una creatura bersaglio non può essere bloccata in questo turno. Ogni volta la chiave della città viene stappata, posso pagare 2. Se lo faccio, pesco una carta. Però. Vai pure. Pesco. Giocherò una foresta. O no? Eh no, mi conviene così. E passo. Stappo.
pesco. Gioco la roccaforte di Darksteel. Pago 3. Ingegnere dei totteri. Okay, quando entra, crea un tottero, un 1 volante. Le creature artefatto che controlli hanno rapidità e quindi picchio con un tottero. Prendo uno. Passo. Pesco. Gioco terra. E a 3 faccio niente. C'è il comandante. È vero, c'è il comandante. A sto punto, visto che non posso giocare altro, mi ero già dimenticato che c'era il comandante. Che esiste un comandante. Esiste un comandante, vai. Stappo. Pesco. Giocherò il frutteto esotico. Frutteto esotico, che cavolo faccio? Niente, tapperò 2. Sorgente di Micosinti, è un artefatto che dice quando entra nel campo di battaglia o viene messa in un cimitero da un campo di battaglia, posso passare un rassegno del grimorio per una carta terra base, rivelarla e aggiungerla alla mia mano. E poi rimescolare il grimorio. E niente, attaccherò ancora col tottero svolazzante. Va bene, prendo uno. Vado? Vai pure. Pesco. Belle carte. Giocherò la mitica casetta di Pan di Zenzero, che visto che controllo... Tre più alte foreste, no, era 3. Niente, entra tappata, dannata. Non riuscirò mai a giocarla stappata allora questa qua. 3 foreste, dove minchia le trovo? Bene, con questa mossa alquanto stupida passo. Non attacchi col comandante, no? No, perché tanto non mi pari con quella lì e poi mi attacchi con 2 creature. È deterrente, ti devo mettere paura. Va bene. Va bene, allora. Quante terre che c'hai? Dannazione. Il mio comandante è abbastanza scarso, è solo un 3-3. Non voglio uccidermelo da subito. Accidenti. Veramente, veramente difficile questa scelta. Veramente, veramente difficile. Niente, allora tapperò 4. E gioco da Retti, esperto di rottami. Ah, devi capirai. Non mangio artefatti da Retti. Faccio il più 2. Scarto fino a 2 carte e poi pesco altrettante carte. Quindi puoi scartarne anche una o 0. Ne scarto una e ne pesco una. E ti attacco col tottero volante. Morirò per colpa di quel tottero. Passo. Pesco. Gioco il bosco contaminato che mi aggiunge in colore, oppure se controllo una palude mi aggiunge verde o nero. Quindi posso aggiungere verde o nero. A costo 5. Tapperò 5 per giocare Liedora, giardiniera dei sepolcri, un 5-5 che dice ogni volta un'altra creatura non pedina che controllo muore, posso rimettere sul campo di battaglia faccia in giù sotto il mio controllo e è una terra foresta, non ha altri tipi di abilità. Interessante. E visto che c'è un deterrente più grosso, attaccherò con Salicacea il tuo Planeswalker. Paro con l'ingegnere. Sì, non hanno più rapidità i tuoi artefatti. Va bene, passo. Stappo. Pesco. Un 5-5. Come distruggere un 5-5? Intanto faccio il più 2. Scarto 2 carte e ne pesco altre 2.
sfiora una terra. E tappo 6 e gioco il drago fondi tesori. Volante 5-5. Tappando 4 distruggo un artefatto bersaglio e prende più x più 0 fino a fine del turno, dove x è il valore di mana di quell'artefatto. Ok, quindi se attacco il tuo comandante muore il mio comandante, quindi posso attaccarlo solo con Ghidorah. E passo. Va bene, mi metto in difficoltà, pesco. Costa 6 quello lì, lo uccido da solo. È difficile, difficile. Giocherò una palude, poi tapperò 6. Ne giocherò il radicante incalanatore. 4-6 che a raggiungere dice: le magie creature che lancio costano x in meno per essere lanciato, dove x è pari a punti vita che ho guadagnato in questo turno. Tappo e guadagno 2 punti vita. Interessante. Interessante, sì. Ma io ti attaccherò con... A parte che lui si stappava. Con Ghidorah attaccherò il Daretti. Paro con un tottero. Va bene. Che ci saluta. Passo. Stappo. Pesco. Ghidorah. Sì, Ghidorah. Se non guadagno vita, lei non serve a niente. Tecnicamente il prossimo turno se... no. Questo lo posso lanciare solo come stregoneria. Quello se lo tappo nel mio turno poi rimane quello là da parare, che non riesco a pararlo. Ne faccio più 2, lo mando a 9. Questo è un problema. Scarto una carta e pesco una carta. Questo è un grosso problema. Il meno 10 non deve farlo. Però la torre di comando. Tappo, scarto una carta. Sì. Fine una creatura bersaglio non può essere bloccata in questo turno. Sì. No, aspetta, non era quello l'effetto interessante che volevo fare. Volevi mica dargli più X a quello lì? Sacrificando un artefatto? No. Allora. Dunque, sì. Problemi. Niente, allora mi toccherà giocare a posto 3 la Elia, la lama riforgiata. Rapidità, cosa fa? E rapidità, quando attacca esilio la prima carta del tuo grimorio, posso giocare quella carta in questo turno. E ogni volta esilio una o più carte dal mio grimorio o dal cimitero, metto un +1/+1 sulla Elia. Quindi adesso lo faccio, tappo, scarto una carta, diventa imbloccabile, attacco solo con lei, esilio la prima carta del mio grimorio. Resta esiliata perché non posso giocarla, però gli metto un +1/+1 e ti prendi 3 danni. Uffa. Poi tappo 4 e gioco Osgir il ricostruttore. Che fa? Cautela, tappo 1, sacrifico l'artefatto e bla bla bla. Uffa. Vai. Vuoi proprio fare l'emblema di Daretti? Dio, è difficile. No, difficile. Dovrebbe essere cosa molto facile per te fare l'emblema di Daretti ora. Gioco una foresta. Te sei carico di bestie lì? Le bestie, però... Lì c'è un 5-5 che vola, un 4-4 che non vola. Di sicuro non riesco a uccidertelo da Daretti, il massimo riesco a parare, cioè a tirartelo un po' giù, però sicuro un pezzo muore, almeno un pezzo. Poi dipende da quello che vuoi fare te. Una mossa suicida.
Peccato che non sono artefatti quelle tue creature lì. Peccato anche per me, sai. Se fossero artefatti avrei fatto delle cose molto cattive fino ad adesso. Cattive. Con Daretti? No, non con Daretti, con... molte cose. Con tante cose. Mi toccherà entrare in combat. Io entro in coma con tutti e tre sudaretti. Tutti e tre sudaretti. Adesso vediamo il mega blef della vita. Dai, uccidimi il comandante, su. Ah. Così. Sudaretti viene spolpato. Va bene. Quindi. Sudaretti va a 4. Il mio comandante muore e scelgo di farlo tornare in zona di comando. Poi, qui non muore nessuno dei due. Esatto. E lui prende 5 danni. Ma io non sono contento di come è andata a finire. Quindi ti dirò, tappo 1, 2, 3 e 4. Gioco la pulsazione dell'essenza. Io guadagno 2 punti vita. Ogni creatura prende meno x fino alla fine del turno, dove x è pari ai punti vita che ho dato in questo turno. Quindi tutte le creature prendono meno 2, meno 2. Ok. Il mio muore, lo faccio tornare come foresta. In teoria tappato. Che sfortuna che quello c'era il più 1 più 1. E passerò. Stappo. Allora, quando la chiave viene stappata posso pagare 2 mana e se lo faccio... pescare una carta, quindi pesco una carta, poi mantenimento, pesco, faccio più 2, scarto una carta, pesco una carta. Mm-hmm. Poi tappo 3, uh-huh. Sfera del comandante, uh-huh. E tappo 3, Pianalar. Cosa fa? Quando entra nel campo di battaglia crea un tottero e tappando 2 una creatura bersaglio, una creatura artefatto bersaglio prende più 1 più 0 fino a fine turno, tappando 1 e sacrificando un artefatto una creatura non può essere bloccata. Io con la Elia stupidamente adesso attaccherò, esilierò una bella carta, medaglione Boros che non potrò giocare. Mi sono 4 danni? Sì, perché si potenzia. In questo turno, sì. Riesci sempre a mettere giù tante creaturine infine. Vado? Sono stato stupido. Sì, vai pure. Pesco. Perché qui è sparaflesciate queste carte qui dal nostro lucione. Di qui ci siamo accorti adesso che qui c'è un riflesso bestiale e andrebbero messe in pianura. Cioè in... Bene, dai, adesso posso distruggerti un bel po' di roba. Posso distruggerti molta roba. Molto bene. 1, 2, 3 per il suo costo normale, mm-hmm. E poi 1, 2, 3, 4 per il suo costo X. Sguardo di granito, stregoneria, distrugge ogni permanente non terra con valore di mana pari o inferiore a X. Quindi tutto quello che costa 4 o meno viene distrutto. Ok, io in risposta la sacrifico e pesco una carta. Ma sei già tappata. Non devo tapparla. Sacrifico. Ah, è vero. Sacrifico e pesco una carta. Pescato una carta. Poi, quindi io perdo tutto. Questo quando va al cimitero mi aggiungo una terra base alla mano. Ok. Oh, ho fatto pulizia. E posso attaccare con Yedora. E attaccherò anche con Yedora. Prenderò 5 danni. Sì, riesco a farti danno adesso.
Però non ho ancora finito perché gioco Mortificio Golgari, mi ritorno in mano la casella di Pan di Zenzero. Visto che tre foreste le ho, dopo entra stappata. E passo. Stappo. Vediamo qua cosa riusciamo a combinare. Trita rovine. Che fa? Minacciare 7-4. Oh, quando muore, ogni giocatore può scartare la propria mano e pescare 7 carte. Tu però devi pagare 2 ogni... No. No, no. 2 a ciclo montagna, che posso scartarlo pagando 2 per cercare una montagna e aggiungerla alla mano. Dannatissimo, 7-4. E passo. Stappo. Questa è una bella foresta. Pesco. Allora, gioco la casetta di Pan di Zenzero che entra stappata e mi faccio un cibo. Mmm, 7-4. Oh, vorrei dire che... è un artefatto? Sì. Oh, bello. Mi piace che sia un artefatto. Bene, anche a me. Tappo 2, 3, 4 e 1, 5. Gioco legame sanguigno, ogni volta guadagno punti vita, ogni avversario perde altrettanti punti vita. C'ho 5 mana, tapperò 5, rigioco il comandante. Bene. Questo è il segnale, lo metto dopo il segnalino quando muore. Ma questo è per segnare le volte che è stato lanciato. Allora 2. E adesso 2. Però non ti attacco perché il 7-4 mi incute paura. Passo. Eri contento che fosse un artefatto? Sì, sì, sono molto contento che sia un artefatto. Stappo. Pesco. Attacco col 7-4, minacciare. Prendo 7 con 25. Poi tappo 3, gioco il collettore di rottami. Qua fa? Quando lui o un altro artefatto che controllo vengono messi nel cimitero dal campo di battaglia, riprendo in mano un artefatto bersaglio dal mio cimitero con valore di mana pari o inferiore. E ah, poi tappo 6 e rilancio il comandante. Uffa. Passi? Sì. Bene, stappo e pesco. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ho 10 mana. Va bene, va bene, va bene, va bene. Questa qui, il suo effetto, posso usarlo anche come instant, nel senso durante la combat? Sì, se lei non ha attaccato, sì. Ah, quindi posso anche pomparlo se tu cerchi di pararmelo e uccidermelo. Cioè io non cerco di... No, se te lo farò io, dice tappa uno e tappalo. No, nel senso se questo attacca. Sì. Io non lo, con quello non attacco. Sì. Tu lo pari con... fai il doppio block tipo. Sì. Non lo stai per uccidere, se io ho guadagnato punti vita o ho perso punti vita, lo tappo. Esatto. E gli do tanta roba. Eh certo, in base ai punti vita, quelli che ho guadagnato o che hai perso. Interessante, questa cosa mi piace. Sicuramente però il turno dopo prenderò una man di pacche. Ma una man di pacche. Su via. Quindi magari mi conviene aspettare a fare la mia mossa strepitosa. Qui ci sono due belli artefattini che però ti fanno riprendere in mano altri due artefattini. Però insomma
Vediamo di distruggerti quegli artefattini lì. No, dai. Preferisco tenerla questa. E fare 3 e 3, 6. E gioco il rinnovamento di Nissa. Passione se Grimorio per trovare fino a 3 carte terre base. Le metto sul campo tappate. Poi rimescolo e guadagno 7 punti vita. Allora, 3 terre base. Una foresta e due paludi. Ok, e siamo più 7 punti vita. Già messi. E tu perdi 7 punti vita. Io perdo 7 punti vita, cavolo. Ogni volta li guadagni, l'avversario li perde. Esattamente. Splendido. Legame sanguigno è fortissimo. Dopodiché, tapperò 2, sacrifico il cibo e faccio 3 vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Poi entro in combat. Sì. Ti attacco con Yedora. Ok, Prendo. tappo lui. Metto 10 segnini più 1 più 1. Via. Vado a 10. Ottimo. Passo. Stappo. Pesco. Ah no, cavolo, devo fare un'altra roba. Niente, ho sbagliato. Non ho fatto una cosa. Attacco con il tritarovine e il collettore di rottami. Ok, sono 10 danni. Vado a 25. Poi tappo 1. Sacrifico un artefatto e una creatura prende più 0 fino alla fine del turno. Quando lui muore, ogni giocatore può scartare la propria mano e pescare 7 carte. Io la scarto, ho solo una carta. No, io non la scarto. Allora, siamo messi così. Siamo messi così. Gioco la grande fornace. Ah, giusto. Partiva il collettore di rottami che veniva quando era messo nel cimitero delle tre rovine, potevo aggiungermi un artefatto con costo di mana.
Cumulazione inferiore, quindi con meno di 6. Beh, ce ne sono meno di 6. Sì, ce ne sono. A meno di 6. Prendo la sfera del comandante. La sfera del comandante. Poi tappo 1. Saccheggio degli infedeli, pesco 2, poi scarto 2. Scarto questa. La sorgente di core, che quando viene messa nel cimitero, dal campo di battaglia, niente, ho scritto il passaggio delle miriadi, così. Poi tappo 3 e gioco la sfera. Aspetta, del comandante. Hai sacrificato 3 terre? Cosa? Hai scartato? No, ho scartato queste due, una terra, okay. Due terre ho scartato. Ah, ok. Passo. Va bene. Stoppo. Qui impegnativo. Pesco. Quindi nel frattempo la boscaglia morente. Entro in combat con Iedora. Allora io tappo lui e pago 6. Esilio il guardiano di bronzo e faccio due copie del guardiano di bronzo. Praticamente dice doppio attacco e G da 2, gli altri artefatti che controlli hanno EG da 2, quindi in totale questi due hanno EG da 4, cioè gli artefatti hanno EG da 4 in sostanza. Beh, in teoria EG da 2 rimane EG da 2 o no? Si non si EG va a sommare. Non so, però dice hanno EG da 2. Hanno EG da 2. EG da 2 ed EG da 2? No. In teoria non credo che si sommi. Non si somma? Non credo. Vabbè, comunque solo se li bersagli. E la forza del guardiano di bronzo è pari al numero di artefatti che controlli. E in questo caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi sono dei 6, 5 doppio attacco. E con entrambi ti paro il ciccioli. Ok. Uno te lo uccido? No, lo uccidi tutti e due. Perché hanno 6, 5. Tu fai 15 okay, danni. Comunque... Il doppio attacco non riesce a uccidermi perché fa 6. 6 il primo e poi fai i suoi gli altri 6. E comunque è ancora vivo. 6, aspetta, 6 e 6, 12. Se gli aggiungessi 2, perché posso aggiungere solo 2, non è sufficiente.
perché 12-14, quindi li occupi tutti e due, muore anche il tuo. Ok. Quindi questo è esiliato. Va bene, non è un problema, Lorin. Perché adesso farò un'altra cosa. Tappo uno, poi. Un, due. Quanti artefatti controlli? Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Cinque, sei. Sette e otto. Tengo stappato queste. Distruggo fino a X artefatti o incantesimi bersaglio. Creo il doppio di X pedini creature peste 1-1 nere e verdi. Con quando questa creatura muore guadagno un punto vita. Ok, io in risposta sacrifico la sfera del comandante. Ok. Pesco una carta. Messo come funziona lì? Perdo un bersaglio e quindi questo perde una X? No, no, l'X l'hai pagata. Quindi io faccio comunque 8 pedine. Esatto. E poi distruggi soltanto due artefatti perché uno è indistruttibile. Ok. Quindi mi posso rimettere in mano una creatura. No, anzi, prima va al cimitero la sfera di comando, quindi posso riprendermi in mano un artefatto con costo 2 o meno. E prendo in mano la sfera dei Nicosinti. Poi va al cimitero il collettore di rottami, sempre a costo 2 o meno. Però la chiave della città va là. Quindi io ho 8 pedine peste. Che dice? Dice quando muore faccio una vita. Ok. Poi tapperò 3. Tapperò 3 e gioco. Acrobata sedata di sangue. Un 2-3 che vola, dice ogni volta guadagno punti vita, metto un segno +1/+1 sull'acrobata sedata di sangue. Detto ciò, passo. Pesco. Terra. Tappo. Anello solare. Vediamo di fare più cose possibile. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allora. Tappo 3, genio Tempralestro. Mm-hmm. Quando un artefatto entra nel campo di battaglia sotto il mio controllo, posso scartare una carta e se lo faccio pescare una carta. Mm-hmm. Tappo 2, sorgente dei Nicosinti. Quindi scarto 1 e pesco 1. E poi posso cercare una terra base, rivelarla e aggiungerla alla mano. Mm-hmm. Prenderò una montagna che poi la gioco. Non hai già giocato terra questo turno? No, ho giocato terra questo turno. Mi sembrava... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ho giocata in questo turno? Non mi ricordo. Ora. L'ho giocata in questo turno? Vabbè, mettila giù. No, fa lo stesso. Per sicurezza non la giochiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 7. E 1, 7. Questo lo teniamo qua. Poi tappo altri 6. Gioco Nibia Infernale d'acciaio. Oh mamma cara. Che posso scartare una carta. Una montagna e pescare una carta. Mm-hmm. E poi... poi vai. Stappo. Pesco. Accidenti. Entro in combat. Sì.
con tutte e 8 le pesti. Le pesti ne parlerò 3. Ok. 8 pesti, quindi 8, restano 5 pesti, io prendo 5 danni. 5 danni. 3 pesti muoiono, io faccio 3 vite. Io prendo 3 vite. 3. Questo prende 3 più 3 senini più 1 più 1, perché sono morte 3 più 2 che mi hanno fatto guadagnare vita. Aiuto! Dopodiché tapperò 1, tapperò il mio comandante e do a lei 3 segnalini. 3 segnini più 1 più 1. Quindi va a 6 segnini più 1 più 1. Poi gioco il campus di germoglio scuro che entra tappato, mi aggiunge verde o nero e tappando 4 e tappando questo potrei profetizzare 1. Dopo tapperò 4 per tappare, se per applicare la boscaglia morente, passare in segno di demonio per trovare fino a 2 carte terre base, le metto in campo tappate e poi rimescolo. E detto ciò passo. Io pesco e perdo. È molto probabile. Perdo perché... perché qui c'è un 6, 7, 8, perché 9. Perché te basta che fai due vite e io perdo per colpa di quell'artefatto. Non è un artefatto, è un incantesimo. Incantesimo, vabbè. Il legame sanguigno è rotto. Bene. Se non hai modo di distruggerlo subito... È stato insanguinato. Sì, però ha girato male Salicacea. Poche vite ho fatto. Poche vite. Ah, io invece ho fatto due errori prima. Ho fatto due errori grossi come una casa. Ho fatto una mossa scrausa perché non faceva niente, che sapevo che mi facevo le due copie per pararti. Uh-huh. E c'avevo il talismano Boros in mano che volevo dargli indistruttibile, però ho fatto degli sporcaccini che non contavano niente, dovevo tenerne i due mana per dargli indistruttibile ai miei due, così pam. Va bene, va bene. Niente. Concludiamo qui questo colossal di 40 minuti dove non abbiamo detto niente perché abbiamo passato più video a leggere gli effetti delle carte che a fare altro. Ci stanno, conosciamo le carte. Bene, va bene, concludiamo qui questo video epopea e alla prossima. Alla prossima.